record per la diretta del gruppo Media Nord-Est, che ha seguito la visita del Papa a Trieste, 140.000 telespettatori rimasti incollati davanti alla TV. È morto la scorsa notte a 90 anni Benito Nonino, l'imprenditore di Percotto che ha nobilitato la grappa lanciandola nel mercato internazionale. Accanto a lui fino all'ultimo la moglie Giannola. Schianto in moto in via Caboto nella notte fra sabato e domenica, morto il 56enne triestino Rino D'Amato, lavorava per una cooperativa che collaborava con il Teatro Verdi. Consiglio comunale straordinario e contemporaneamente corteo silenzioso. Udine si è mobilitata per la sicurezza e il ricordo di Shinpei, vittima dell'escalation di violenza. Torna l'arco in città nei locali che si doteranno di steward. Assestamento di bilancio regionale, 136 milioni di euro sui capitoli cultura e sport, 11 al pacchetto sicurezza. Assessore Roberti, triplicati i fondi per rendere sicuro il territorio. Aeroporto di Gorizia, nell'ambito della riqualificazione del sito, il sindaco Ziberna punta a ospitare nello spazio dei grandi concerti con capienza fino a 100.000 persone. Primo allenamento al Bruseschi per l'Udinese dopo i test preparatori della scorsa settimana. Il gruppo non è ancora al completo, ma si comincia a lavorare sulla nuova stagione. Buonasera a tutti, bentrovati al telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Cominciamo da quanto vi abbiamo raccontato ieri, ovvero la visita del Papa a Trieste a chiusura della settimana sociale dei cattolici. Una diretta che è stata davvero un grande successo sulle reti del gruppo Media Nord-Est. Con la Papa Mobile in Piazza Unità. Oltre 140.000 persone hanno seguito la visita di Papa Francesco a Trieste sulle reti Media Nord-Est. La visita del Santo Padre, che ha chiuso la settimana sociale dei cattolici, è stata trasmessa in diretta dalle 7 alle 14 su Tele4, TV12 e Antenna 3. La grande risposta dei telespettatori è l'ennesima conferma del carattere di servizio pubblico delle televisioni del gruppo, primo per dati di ascolto anche in Friuli Venezia Giulia. Un lavoro di squadra con quattro truppe sul campo e il segnale della TV del Vaticano, una diretta che non ha perso un momento della visita del Papa nella città della Bora. Dall'arrivo in elicottero, documentato da visuali differenti in Porto Vecchio. Già l'elicottero di Papa Francesco. Siamo vicinissimi all'elicottero, siamo a un passo. Alle parole dense di ricordi di infanzia sul capoluogo giuliano. Ci insegnava tante canzoni. Il general Cadorna scrisse La Regina. Se vuol guardare Trieste, che la guarda in cartolina. E questo è un... Poi la riflessione sui pericoli che sta correndo la democrazia nella sede convegnistica del Generali Convention Center. Possiamo immaginare la crisi della democrazia come un cuore ferito. E finalmente l'abbraccio della città e i baci del Papa in Piazza Unità ai bambini. Bambino, credo, no? Sì, perché sì, posso sì, confermo. Dall'altro megaschermo. Un bacio... C'è ancora un bambino. Sulla fronte anche questo bimbo, un altro ancora. Dunque il messaggio alla Trieste che accoglie, alla città di frontiera. Trieste è una porta aperta ai migranti e a tutti coloro che fanno più fatica. Infine il bagno di folla sulle rive e la ripartenza dal Molo Quarto. Veramente un'emozione, tante persone che dopo il saluto piangono di gioia. Signora, la vedo emozionatissima. Ha abbracciato il vostro bambino? Sì, tanti grazie. Bueno, estoy muy contenta. Nel bacino del Molo Quarto, ecco. Una verso Piazza Unità, si alza in volo Papa Francesco con l'elicottero del Vaticano. Più di 140.000 persone hanno seguito passo dopo passo i momenti, le emozioni e le riflessioni profonde di una giornata indimenticabile. Per il gruppo Media Nord-Est, un successo frutto del vostro affezionato ascolto. Un network sempre punto di riferimento per il territorio nei momenti che segnano la storia delle nostre terre. Tutto questo grazie a voi. Andiamo a rivivere anche il momento della benedizione di Papa Francesco alla città di Trieste durante il sorvolo in elicottero del Tempio Mariano di Montegrisa.
È stato questo l'ultimo gesto di Papa Francesco prima di lasciare Trieste. In sorvolo sulla città con l'elicottero del Vaticano, è rimasto evidentemente colpito dalla maestosità del Tempio Mariano di Montegrisa, inaugurato da Giovanni Paolo II. E proprio in quel passaggio sul Ciglione Carsico ha impartito la sua benedizione alla città della Bora, prima di un ultimo sguardo dall'alto sulle rive e Piazza Unità. Eccolo che torna però, attenzione, verso... verso Trieste. È un modo anche per Trieste, salutare tutti, no? Salutare la città. Di noi. Certo. Ecco l'elicottero, Ferdinando, passerà proprio sopra la nostra testa, all'altezza del Tommaseo lato rive. Ecco Papa Bergoglio che dà il suo saluto anche aereo alla città e qui scatterà sicuramente l'applauso. L'elicottero bianco della città del Vaticano che passa nuovamente in rassegna le rive Trieste, tante mani alzate nel salutare Jorge Bergoglio che passa nuovamente sopra Piazza dell'Unità d'Italia e quindi in direzione opposta, proprio verso, potremmo dire, la sede di Tele4 sul colle di San Vito. Sì, lo sentiamo, lo sentiamo. Credo che questo sia stato il saluto. Il saluto alla città di Trieste. Mi sa che in studio trema un po' tutto in questo momento perché è arrivato proprio lì da voi. E allora abbiamo rivissuto la gioia e le emozioni della giornata di ieri con il Papa a Trieste. Ora andiamo invece a quanto accaduto oggi in regione. Purtroppo dobbiamo aprire con un lutto che sicuramente riguarda tutto il territorio regionale, ma non solo, perché si è spento all'età di 90 anni l'imprenditore della grappa, Benito Nonino, che con la sua famiglia ha rivoluzionato la produzione, ma anche la comunicazione dell'intero settore. Si è spento all'età di 90 anni l'imprenditore della grappa Benito Nonino, che insieme alla moglie Giannola e poi alle figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta ha saputo far diventare la piccola azienda di famiglia un marchio noto in tutto il mondo. È morto nella sua casa azienda a Percoto, frazione di Pavia di Udine, territorio dove era nato il 6 febbraio 1934. Come amava ricordare con orgoglio, era figlio di Toni, a sua volta figlio di Vigli, figlio di Orazio, fabbricante di Sgnapa. Dal padre Antonio, terza generazione della famiglia di distillatori, aveva appreso l'arte e l'amore per il mestiere. Con la sua Giannola, nel rispetto della tradizione, Benito rivoluzionò il sistema di produrre e presentare la grappa. Nel dicembre 1973 la coppia creò la grappa di singolo vitigno, il monovitigno Nonino, distillando separatamente le vinacce dell'uva Picolite, solo una delle numerose svolte caratterizzanti l'attività di famiglia, intensa anche sul fronte culturale. A metà degli anni 70 risale l'istituzione del premio Nonino per la valorizzazione della civiltà contadina, un riconoscimento a cui la famiglia ha saputo dare, come la propria grappa, un respiro internazionale. Una colonna, Benito, anche per i suoi nipoti, con il suo entusiasmo, le sue competenze, il suo amore per il mestiere, più volte fonte di un profondo grazie anche da parte della moglie Giannola. E tutte le immagini che abbiamo di Benito Nonino sono in compagnia della sua famiglia e allora abbiamo raccolto il ricordo commosso di una delle sue figlie, Antonella. Sì, papà ha dedicato tutta la vita alla grappa, per lui anche negli ultimi periodi si faceva accompagnare sempre in ufficio e anche la fortuna di vivere accanto e in distilleria, anche ieri ha chiesto dammi la grappa e poi voleva andare in distilleria. Una vita per la grappa, fino alle ultime ore, fino agli ultimi pensieri. Benito Nonino se n'è andato nella notte, accanto a lui l'altra grande passione che ha reso pieni e intensi i suoi 90 anni di vita, ovvero la sua famiglia. C'era la moglie Giannola a tenergli la mano, al suo fianco da sempre, provata da questo lutto, come le tre amatissime figlie che portano avanti l'esempio del padre. Una presenza fortissima. Poi fin da ragazzine lui ha voluto che imparassimo con lui a distillare e una cosa bella devo dire, non l'abbiamo mai sentito, questo mi ha commosso perché lui non ha mai detto che avrebbe desiderato avere anche un maschio e solo negli ultimi anni ho capito quanto per lui sarebbe forse stato anche importante, visto che amava tanto il calcio, magari poter solo anche commentare una partita, no? Ecco, l'ha fatto un pochino per fortuna col nipote, sì, gran lavoratore, e lui sì, proprio in questo molto friulano, per cui molto anche se allo stesso tempo, pur essendo chiuso, per cui per lui
qualche sorriso, però era per lui difficile, no? Gesti affettuosi, però gli piaceva ballare. Allora quando veniva a chiamarti per ballare era il momento in cui in qualche modo ci si tocca, no? Quando si balla insieme, no? Ci si abbraccia, ed era probabilmente il suo modo. Questo lo dice sempre anche Cristina, lo dicono sempre anche Cristina e Elisabetta, era il modo per stare vicino. Con la famiglia sempre accanto e la grappa parte della sua storia. L'ultimo saluto a Benito si terrà giovedì proprio in distilleria. In tanti lo ricordano e lo celebrano in queste ore, dal sindaco di Udine De Toni, che lo ha definito simbolo di eccellenza e dedizione, al presidente della regione Fedriga, che ha scritto grazie Benito per aver reso grande il Friuli Venezia Giulia. Ma è stato a casa, lui è nato in quella casa, ha vissuto anche dopo sposato, non si è mai mosso ed è morto in casa sua, circondato dalle persone che gli vogliono bene. Un terribile schianto in moto in via Caboto nella notte tra sabato e domenica. La vittima è il 56enne triestino Rino D'Amato, residente nel rione di Altura. È il 56enne triestino Rino D'Amato, la vittima del terribile incidente in moto accaduto poco dopo la mezzanotte tra il 6 e il 7 luglio in via Caboto. La moto ha terminato la sua corsa contro un camion in sosta e l'uomo ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che lo hanno trovato in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sul posto che ne hanno constatato il decesso. È possibile che lo schianto sia avvenuto proprio in seguito al malore che potrebbe aver colto il 56enne mentre stava guidando. Una tragedia che ha lasciato addolorati e sgomenti i componenti della famiglia e i molti amici dell'uomo. Rino D'Amato viveva nel rione di Altura e lavorava per una cooperativa che collaborava con il Teatro Verdi di Trieste per gli allestimenti degli spettacoli. Sabato sera stava proprio tornando dal lavoro, ma purtroppo non è mai arrivato a casa. Tanti i messaggi sui social di cordoglio per la sua scomparsa. Andiamo a Udine ora, lo facciamo in diretta per raccontarvi la mobilitazione dei cittadini che chiedono sicurezza. Contemporaneamente è in corso un consiglio comunale straordinario in cui il tema è proprio l'emergenza sicurezza. Ci racconta tutto Omar Costantini, buonasera Omar. Colle, l'angolo del piccolo Radi dove abitava Shenpei Tominaga, ora il corteo è partito circa 10 minuti fa, ci sono tantissime persone, siamo sulle 300-400 che hanno aderito a questa iniziativa organizzata da Udine Sicura. Ora proprio in questo momento verrà portata la corona di fiori, prego. Bravissimo per vedere in diretta insieme a voi questa immagine della città che appunto rende così il suo ricordo, rende onore a quello che è stato Shinpei Tominaga, soprattutto in quell'ultimo gesto che ha colpito tutti, ovvero quello di tentare di sedare una rissa, poi rimanendo purtroppo vittima della stessa rissa. Torneremo tra pochissimo da te, Omar. Andiamo intanto invece con le immagini a quanto accaduto nella mattinata di domenica di fronte all'isola di Sant'Andrea nella laguna di Grado e Marano, dove la guardia costiera è dovuta intervenire per un'imbarcazione di 10 metri in avaria. I passeggeri a bordo sono stati trasbordati sul natante di soccorso e trasportati a Lignano in buone condizioni di salute. L'imbarcazione ormai semiaffondata sarà presto rimossa con mezzi idonei. Questo accaduto in mare. Ora vediamo se riusciamo ad avere anche l'audio del collegamento con Omar Costantini. Torniamo da te, Omar. Non abbiamo l'audio, ma abbiamo questo silenzio che ci arriva, che in questo momento è quello che è calato sulla città con questi omaggi per Shinpei Tominaga. Le vedete dei cuori, dei fiori, ancora dei messaggi in questo momento di mobilitazione cittadina in cui, come ci raccontava poco fa Marco Santini, qualche centinaio
di persone si sono ritrovate per camminare pacificamente, per ricordare Shimpei e anche per chiedere una città più sicura. Andiamo avanti ora con quanto accaduto nelle notti dei weekend, in quella di venerdì e in quella di sabato, quando sono stati effettuati diversi controlli nell'ambito del progetto Estate con noi, la campagna di prevenzione della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato. Nei due servizi di contrasto alla guida sotto l'influenza di alcol e droga sono state impegnate complessivamente 7 pattuglie della stradale di Trieste, Gorizia, Udine, unità cinofila della Guardia di Finanza, 165 conducenti controllati con etilometro, di cui 7 positivi. Inoltre sono stati controllati con i drogometri 62 conducenti, di cui 4 positivi. Approvato in quinta commissione del Consiglio regionale il testo base di assestamento al bilancio su cultura e sport. Sul piatto l'assessore Anzi l'ha messo 136 milioni di euro, raggiungendo quasi il record dell'anno scorso con 150 mila euro investiti. E abbiamo approvato il testo base dell'assestamento per quanto riguarda le norme su cultura e sport. Se lo scorso anno alla fine abbiamo raggiunto il record storico dei finanziamenti e delle risorse per cultura e sport, quest'anno ci accingiamo a superare questo record e importanti risorse saranno quindi disponibili per il sistema eccellente che sono le associazioni che lavorano nel campo culturale e sportivo della nostra regione. Siamo la regione in Italia che maggiormente investe sia nello sport che nella cultura e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Iniziative comunque sono molto importanti, quelle presentate dal vicepresidente Anzil, anche se una cosa che abbiamo fatto notare è che il totale in assestamento per quanto riguarda cultura e sport ancora non raggiunge il totale messo a disposizione l'anno scorso a fine anno con le cifre assestate. Ci attendiamo che anche durante le prossime giornate possono essere effettuati degli emendamenti ad integrazione di quanto già disposto. I numeri sono sostanziosi perché si tratta di 132 milioni di euro che peraltro in fase di discussione secondo me verranno anche ampliati con emendamenti e che hanno una fondamentale filosofia, quello di investire nella cultura e nello sport. Insomma, è sotto gli occhi di tutti il protagonismo della Regione Friuli Venezia Giulia in ambito sportivo e culturale, questo è il frutto di un investimento molto solido. Devo dire che l'attenzione su Gorizia è tanta, i fondi sono tantissimi. Quello su cui ho un po' insistito è stata la situazione della Biblioteca Statale Isontina e di finanziamenti e anche per la digitalizzazione della stessa, perché oramai non si può parlare più di biblioteche così che stanno un po' sono per i cosiddetti topi di biblioteca. Le biblioteche oramai devono essere frequentate dai giovani, vissute e soprattutto digitalizzate. A proposito di fondi e a proposito di sicurezza di cui abbiamo parlato poco fa per quanto riguarda la situazione a Udine, altri 11 milioni di euro proprio sul pacchetto sicurezza dopo gli oltre 6 milioni già inseriti in bilancio. E questo l'intervento presentato in quinta commissione del Consiglio regionale dall'assessore Roberti. Vediamo. Un pacchetto straordinario di 11 milioni di euro, non soltanto qualche settimana fa abbiamo approvato il programma Sicurezza 2024 che stanziava 6 milioni e mezzo, con questi ulteriori 11 milioni quindi andiamo sostanzialmente a triplicare la somma che avevamo messo a disposizione anche rispetto all'anno scorso, e questo lo vogliamo fare per dare un segnale concreto al territorio sul tema della sicurezza, non soltanto quella reale ma anche quella percepita. Vogliamo fare in modo che le nostre forze dell'ordine, le nostre forze di polizia anche locali possano essere in grado di operare, quindi 11 milioni sul piatto, 1 milione per andare ad integrare le risorse sui sistemi di videosorveglianza per i privati, quindi chi da privato vuole installare dei sistemi di videosorveglianza in casa, 2 milioni per implementare quel programma sicurezza 2024 che, come dicevo, ho approvato soltanto un paio di settimane fa, 4 milioni di euro straordinari per impianti di videosorveglianza sul territorio regionale e ulteriormente
ulteriori 4 milioni di euro, e questa è un'iniziativa che mai era stata presa prima, a supporto delle forze dell'ordine. Quindi su richiesta delle varie prefetture verranno utilizzati per potenziare le sedi delle forze di polizia statali, ma anche per dotare le forze di polizia statali di attrezzature utili e idonee per poter svolgere i propri compiti di sorveglianza sul nostro territorio. Quindi vogliamo fare di tutto quello che è nelle nostre possibilità per fare in modo che chi opera sul campo indossando una divisa possa agire per il meglio, garantendo la sicurezza dei nostri cittadini. Altri 11 milioni dunque per la sicurezza che chiedono i cittadini di Udine, che stanno manifestando in questi minuti. Omar Costantini, torniamo da te. Sì, siamo in vicolo Raddi, dove proprio davanti alla porta dell'abitazione dove viveva il povero Shimpei. Come potete vedere, insomma, tantissimi fiori, tantissime persone che hanno partecipato in questa marcia del silenzio che si sta avviando verso Palazzo Daronco, sede del comune di Udine, dove un gruppetto sarà accolto dai consiglieri comunali e dall'amministrazione per parlare, insomma, all'interno del Consiglio Comunale straordinario che è in corso dalle 17.30 e che noi dalle 16.30 vi stiamo documentando minuto per minuto, sia il racconto per quanto riguarda il Consiglio straordinario, ma anche per sentire le opinioni delle persone in merito a questa manifestazione e tutto quello che è il comparto per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico a Udine. Il tempo è tiranno, Giorgia, e ti ripasso la linea. Grazie Omar Costantini. Contemporaneamente è piuttosto acceso il Consiglio Comunale straordinario sul tema proprio emergenza sicurezza. Qui vedete il consigliere Zanolla, poco fa abbiamo visto il consigliere Loris Michelini con l'opposizione scatenata davvero su questo tema e su questo dibattito che sta infiammando la città. Andiamo a Gorizia ora. Con la ristrutturazione dell'aeroporto, la città potrà ospitare anche i grandi concerti, lo ha rivelato il sindaco Ziberna. Insieme all'amministrazione regionale rappresentata dall'assessore Sergio Bini e la consortile che gestisce l'aeroporto Duca d'Aosta di via Trieste a Gorizia, rappresentata dal presidente Antonio Vivoda, abbiamo firmato un accordo di programma insieme appunto al comune di Gorizia. Che cosa prevede? Grazie a 2,5 milioni concessi dall'amministrazione regionale, importanti sono gli interventi che verranno svolti, innanzitutto destinati alla recinzione, agli ingressi, ai nuovi ingressi, alla viabilità fuori l'aeroporto, alla bonifica del territorio, alla realizzazione perciò di tutti quegli impianti idrici ed elettrici che sono necessari. Perciò un aeroporto che ha sempre più appeal, sempre più capacità attrattiva, certamente per l'attività di volo, ma anche perché l'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia è stato scelto quale luogo più idoneo, certamente migliore per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia, ma da quello che mi risulta anche tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, come luogo di svolgimento di grandi concerti. Mi riferisco perciò a concerti da 80, 90, 100.000 persone, perciò con star internazionali. Concerti che producono un indotto eccezionale per tutto Friuli Venezia Giulia, se è vero come è vero che concerti di questa natura, di questa portata, producono entrate e un indotto appunto per la regione sull'ordine dei 30-40 milioni di euro. Perciò partiremo in gran fretta, primo grande appuntamento il maggio del prossimo anno, e se il concerto andrà come siamo certi che andrà perciò assolutamente bene, apriremo le porte per altri concerti nel corso del 2025 e nel corso dei prossimi anni. Chiudiamo mostrandovi pochi secondi di queste immagini che sono in qualche modo l'inizio ufficiale della stagione dell'Udinese, perché dopo i test preparatori oggi si è cominciato a sudare davvero con il primo allenamento, i primi due allenamenti al Bruseschi, uno al mattino e uno al pomeriggio, con il gruppo che non è ancora al completo, devono tornare i reduci dall'Europeo, ma si comincia in qualche modo a lavorare sulla nuova stagione. Ci sarà anche un amichevole sabato 13 alle ore 18 allo stadio di Fontana Fredda, la prima amichevole stagionale con la formazione slovena del Biglie. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata.